Il titolo esatto, il titolo completo, è L'ingegnoso Hidalgo Don Chisciotte della Mancia. Il romanzo è diviso in due parti, scritte a una certa distanza l'una dall'altra, fra il 1605 e il 1615. Don Chisciotte della Mancia, considerato il primo vero romanzo moderno, narra le gesta di Alfonso Quijano, un gentiluomo di campagna appassionato di romanzi cavallereschi. Nella prima parte dell'opera, il protagonista, a furia di leggere di imprese mitiche, è convinto di essere un cavaliere destinato a vendicare tutti i torti subiti dai deboli di Spagna. Arruola quindi il contadino Sancho, a cui promette terre e riconoscimenti in cambio del suo servizio. Come ogni cavaliere che si rispetti, Alfonso, che adesso si fa chiamare Don Chisciotte, dedica le sue gesta a una dama, in realtà una semplice contadina, ma che da Alfonso viene trasfigurata nella raffinata Dulcinea del Toboso. Il romanzo diventa un viaggio tragicomico giocato sugli equivoci. Nel delirio del protagonista, i mulini a vento rappresentano giganti da combattere e i greggi di pecore sono eserciti di nemici temerari. Deriso da tutti, Don Chisciotte trova un valido alleato in Sancho, che spesso è l'alter ego razionale del protagonista. Il profondo affetto da cui sono legati i due traspare limpido nelle pagine del romanzo. Nella seconda parte dell'opera, Don Chisciotte è confinato tra le mura domestiche, sottoposto alle cure della governante. Nel frattempo, la notizia del suo delirio si è diffusa un po' ovunque. Don Chisciotte richiama Sancho per tornare all'avventura, malgrado le titubanze dell'amico. Da quel momento in poi, i due protagonisti vivono una serie di peripezie sempre più esasperate, finché un giorno una vecchia conoscenza di Don Chisciotte si finge suo nemico per sconfiggerlo e ricondurlo a casa una volta per tutte. Al ritorno al villaggio, il protagonista viene colto da una febbre letale. Ormai triste e rassegnato, Don Chisciotte muore tra lo strazio degli amici, non prima di aver riacquistato il senno e aver riconosciuto l'inconsistenza dei suoi ideali.